L'Italia, mecca del turismo, culla della civiltà, un sogno che ormai non esiste più, almeno per la classifica delle mete turistiche più richieste. Dal 1970 a oggi il bel paese infatti è passato dal primo al quinto posto come nazione più visitata al mondo. Perché? Perché nessuno si cura più del nostro patrimonio culturale monumentale, praticamente abbandonato a se stesso. Dal villaggio preistorico di Cimitile a Pompei, alla reggia borbonica di Carditello, al tempio di Selinunte, alla tenuta agricola di Camillo Benso, conte di Cavour, nel Vercellese, alla campagna veneta del Palladio. E il leitmotiv di Vandali, scritto da Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, sull'assalto senza limiti alle bellezze d'Italia. Un attacco che non fa perdere solo prestigio al nostro paese, ma anche tanti soldi. Stiamo facendo un percorso, come dire, di giornalismo civile, e questo bisognava farlo perché questa è l'unica miniera che noi abbiamo, la bellezza. Nel libro si racconta che gli italiani sono troppo abituati alle ricchezze che abbiamo ereditato. Un esempio è la capitale, dove i TG c'è un monumento, dai fori imperiali all'Appia Antica. A Roma sembra tutto scontato, cioè, ci sono qua migliaia e migliaia di romani che passano tutti i giorni con la macchina e non si rendono conto di quanto sia preziosa l'area in cui noi siamo in questo momento. Ecco, l'essere abituati ad avere queste cose, darle in qualche modo per scontate, è una delle disgrazie che abbiamo. Abbiamo tanta roba, è difficile stare dietro a tanta roba. All'estero è molto più facile tenere in ordine un museo, 10 musei, 100 musei, che tenere in ordine 2.000, 3.000 musei come noi. Se è più difficile gestire i monumenti, allora è tutto ok, non ci sono problemi. E però è anche vero che l'altra faccia qual è? È che noi, se è vero che un euro investito in cultura si moltiplica per 4, 5, 10 volte, ci sono opinioni diverse su questo tema, però rende molto di più che a investirlo nel manifatturiero, voglio dire, noi dovremmo investire tutto sulla cultura, dovremmo essere i primissimi nel turismo al mondo, esattamente come eravamo i primissimi. Quali sono i 5 monumenti più belli e peggio tenuti d'Italia? Sicuramente la Pompei preistorica di Nola. È una cosa unica al mondo, è un villaggio preistorico sepolto dalla lava, esattamente come Pompei. E questo patrimonio meraviglioso è da tanto tempo sotto l'acqua, perché c'è una falda che butta e la pompa per pompare l'acqua fuori non funziona. Quello lì credo che sia l'esempio più vergognoso. Poi probabilmente penso che sia Selinunte, forse Carditello viene prima. La reggia di Carditello, la tenuta agricola di borbonica di Carditello, che era stata restaurata e poi è stata cannibalizzata da vandali. Poi forse Selinunte, dove fu addirittura tirato su l'impalcatura nel gennaio del 2000, intorno al tempio cile di Cato d'Apollo, per poter fare dei controlli e mettere una cravatta d'acciaio a una colonna. Dopodiché l'impalcatura è rimasta là, perché c'è stata una lite fra l'impresa e la sovrintendenza e nessuno a quel momento ha tolto l'impalcatura. Una cosa che a raccontarla a uno straniero non ci crede.